Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felici di tornare nuovamente con voi dopo molto tempo. Non lo dico nel senso che non è passato molto tempo dall'ultimo video, ma sì che è passato moltissimo tempo dall'oggetto che andremo a trattare in questo video e che l'ultima volta che lo abbiamo trattato sono passati or sono veramente tantissimi mesi. Ebbene sì, parleremo nuovamente del nostro, come dire, lo vogliamo chiamare in senso molto lato, concedetecelo, amico detto Erbirillo. Così lo chiamiamo noi, qui diciamo dalle nostre parti, un nome coniato da un caro nostro fratello in Cristo. Quindi bene, sì, parleremo del Birillo. Quando diciamo Erbirillo, ovviamente non vogliamo circoscrivere il tutto a un unico fantomatico personaggio, ma è una idea. È un mondo, anzi sono molti mondi, sono più mondi, mondi bui, mondi oscuri, quali appunto, come già abbiamo detto, la New Age, diciamo il mondo ufologico, il mondo Scientology, tutto, diciamo, ovviamente l'apice, no, di tutti questi mondi è la massoneria. E infatti il cavallino rampante, diciamo, che ultimamente è stato innalzato livello terra, ovviamente, dalla massoneria, è appunto il Birillo di turno, che va dicendo che fa finta di credere a quello che c'è scritto nella parola di Dio e poi invece fa tutto il contrario di far finta. Come dire, i video che abbiamo fatto sono veramente tantissimi, potete, come dire, andare a vedere tutto quello che abbiamo potuto dimostrare alla luce dei testi originali e non sono quante sono le chimere appunto di questi mondi. Facciamo finta di credere a quello che c'è scritto, poi leggiamo nel principio Dio creò e loro dicono: ma Dio non è creatore. Se fai finta di credere a quello che c'è scritto, come dici, e leggiamo che Dio è creatore, almeno fai finta di crederci. Ma via. Adesso, veniamo subito, come dire, al dunque di parlare di questo Dio che voi chiamate il Dio cattivo. Eh sì, perché voi dite, come già detto, noi non diciamo che Dio non c'è, ma che Dio, ovvero il Dio della Bibbia, non è Dio. Il perché, uno su tutti, è perché è un Dio cattivo, è un Dio sterminatore, quindi non è Dio. Ora, se tu dici che Dio, noi già le abbiamo dette queste cose, non è il Dio della Bibbia, perché il Dio della Bibbia, secondo voi, sarebbe un Dio cattivo, ma però confessate che c'è un altro Dio, perché pur dicendo io non so nulla di Dio, in verità voi sapete tutto di Dio, ovviamente state, come dire, confermando l'esistenza di Dio. E se Dio c'è, se un Dio c'è, deve avere gli attributi di Dio e quindi deve essere onnipresente, onnisciente, onnipotente e così via. Di conseguenza, questo ipotetico Dio, che è onnipotente, avrebbe visto, perché se è Dio lo deve per forza aver visto, tutto quello che il Yahweh nella Bibbia, che voi dite che non è Dio, ha fatto, e pure lui non ha fatto nulla, quindi è come Yahweh, anzi sono soci. Come vedete, voi più parlate e più dite sciocchezze. Benissimo, ma adesso veramente veniamo a noi. Insomma, vi siamo mancati? Voi no, non ci siete mancati, ci dispiace. Io non avevo la minima intenzione di proseguire. Questo video non lo andrò a incorporare nella serie, non lo numererò. Comunque non avevo la minima intenzione di proseguire, diciamo, con ulteriori video dedicati al Birillo, al vostro massone, al vostro pseudomondo ufologico, yoga, kundalini, esoterismo e tutta questa roba qua. Non avevo la minima intenzione, se non che
quando è stato? 2 o 3 giorni fa, mi scrive un nostro fratello in Cristo, adesso mi scrive un nostro fratello in Cristo, siccome ancora non sto registrando lo schermo, tra un po' inizierò, desidero leggere parte di quello che mi ha scritto. Allora, ah no, aspettate, vi voglio leggere quello che mi è stato scritto nella nostra corrispondenza. Allora, vediamo. Abbiate pazienza, lo vado ad aprire. Eccolo qua. Ok, benissimo. Allora, adesso leggerò parte di quello che mi è stato scritto. Ovviamente io non rivelerò il nome di questo caro fratello perché noi rispettiamo sempre la privacy. Vabbè, lui comincia così: caro fratello Alessio, insomma, mi dice alcune cose personali che non leggerò per privacy anche mia personale, insomma, poi non ci interessa. Comunque grazie fratello per tutto quello che mi dici. E poi lui dice: vivo in Germania, salutiamo la Germania, e lui dice di avere a che fare con varie persone di varie religioni. Ok, lui vorrebbe spiegare loro che Gesù non è la stessa persona di Mitra, di Horus o altri che sono nati il 25 dicembre e hanno avuto 12 apostoli, sono risorti il terzo giorno, hanno fatto miracoli, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dice: aiutami a rendere plausibile a queste persone che, insomma, lui vuole parlare della parola di Dio, del nostro Salvatore, e lui dice che vi sono delle differenze. Tra appunto Horus, Mitra, eccetera, eccetera, e il vero Cristo biblico, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, chiudo. Benissimo. Allora, e insomma, caro fratello, io volevo fare questo video proprio 2 giorni fa, quando mi hai ci hai investito, e mi è successo di tutto di più, tra problemi informatici, ho riformattato il computer 3 volte, ho smontato il computer, ne ho assemblato un altro nel frattempo, che insomma, eccetera, vi dico quello che mi è successo. Poi lo volevo fare ieri stacco dal lavoro, vado a prendere la metropolitana si ferma, per tornare a casa dovevo prendere i mezzi di superficie, 3 ore e passa. Sono arrivato a casa, avevo i capelli dritti, stanco morto dalla mattina alle 5 e non l'ho potuto fare. Oggi pure sono abbastanza stanco, però ho staccato dal lavoro, sono riuscito almeno a riposare 1 oretta e qualcosa, così un po' di forze l'ho prese. E quindi facciamo il video. Benissimo. Allora, tanti credenti cristiani vengono bombardati, no, da queste pseudo notizie, pseudo scientifiche, perché questo sono falsi, ipocriti e bugiardi. Li chiamo per nome. Dice la Bibbia che chi odia mente, e chi mente di conseguenza odia. Questo è scritto nella parola di Dio. Un passo su tutti si trova nel libro di Proverbi. Tutte queste cose, per chi ha seguito la serie dedicata al mondo birilliano, sa esattamente di quello che stiamo parlando. Benissimo. Quindi io vi denuncio proprio formalmente, come delle persone che siete piene di odio, voi odiate tutti quelli che vi seguono, quelli che vi ascoltano, quelli che vi stanno vicino, perché gli dite le bugie.
Quindi voi siete di odio, siete pieni di odio, avete l'odio nel cuore, avete la cattiveria, perché una persona che ama dice la verità a chi gli sta vicino, a chi lo ascolta, non gli mente spudoratamente. Quindi se c'è qualcuno, perché si tratterà di, ma neanche forse, questo è un mio parere umano, perdonatemi se è sbagliato, secondo me neanche l'1%, ma se ci fosse una persona o due che veramente sta in buona fede, apri gli occhi e mettiti a investigare. Quindi voi sentite sempre la fantomatica idea che insomma ci sarebbero delle persone tipo Horus, tipo Mitra, no? Guarda caso, e chissà quanti altri che sarebbero identici a Gesù. Identici, spesa, che mi è venuta in mente una cosa che mi devo scrivere. Quindi ci sarebbero delle persone che sarebbero identiche a Gesù, tipo Horus. Ebbene, in questo video ci dedicheremo appunto al Dio con la D minuscola, al Dio egizio, e vi mostreremo anche, diciamo, quella semplice documentazione che si può reperire tranquillamente in internet. Non serve essere egittologi, non serve essere luminari, non serve essere scienziati, non serve essere accademici preparati nelle varie discipline per poter verificare, constatare, no? Se quello che questi mondi di ufologia, cartomanzia, yoga, massoneria vanno predicando queste ciancerie. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene, allora, io proprio due giorni fa, come ho ricevuto la mail, subito mi sono, diciamo, preso nota, ho cominciato a mettere nero su bianco il tutto, perché sono materie che io non è che sto tutti i giorni a trattare, quindi ho bisogno di una linea guida da seguire. Quindi vorrei invitare tutti coloro che sono nostri fratelli, scusate, io siccome sono un po' stanco di sentire tante cose sciocche, mo sto a cominciare un pochino a sparare a zero. Vorrei invitare tutti quei fratelli che dicono che di essere guidati, perché non si preparano niente prima, quindi sono guidati dallo Spirito Santo, e questo è vero, gloria a Dio, non è questo il punto. Quindi questo però implica che se una persona si prepara a qualcosa prima, di conseguenza non è guidato, giusto? Ok. Allora io faccio nella vita tutte e due le cose. Quasi sempre salgo sul pulpito a predicare senza prepararmi prima, senza problemi, no? Per questo non sono decenni che mi sto preparando, quindi non è che uno si improvvisa così. E alle volte mi preparo prima. Ora, in questa sera mi sono preparato prima, perché, come già detto, non tratto molto queste cose, quindi ho bisogno di una linea guida, ma questo vale anche per le cose spirituali. Quindi, stando a questo ragionamento, tutto quello che diremo, anche dopo leggeremo anche la parola di Dio, non sarà guidato da Dio, perché se mi sono preparato prima non sono guidato da Dio. Quindi, caro fratello legalista, tu che sei guidato da Dio perché non ti prepari mai prima, esci fuori dal programma, per cortesia. Proprio così te lo dico. Esci fuori. Uscite. Veramente. Ho tutto il cuore, uscite, grazie. E se siete iscritti al canale, cancellatemi, è una cortesia personale, veramente. Poi parleremo di tutte queste sciocchezze, perché qui di sciocchezze le dice il mondo, le dice la Chiesa, che dovrebbe essere ripiena di Spirito Santo a quanto pare, però
se dico una cosa così, sono guidato dallo Spirito Santo, se la metto per iscritto, se scrivo un libro, in automatico sono guidato da Satana. E non mi sto riferendo ai giovani nella fede, che rispetto tantissimo, mi sto riferendo agli anziani. Io è da quando che sono decenni che sento queste sciocchezze, ok? Come dire, io sono il più grande, il numero uno, io sono guidato. Attenzione a questo ego, cari fratelli. Bene, allora, spero che siate usciti benissimo. Allora, comincerò. Allora, io qui ho, vedi? Ce l'ho scritto, quindi mi sono scritto il tutto. Benissimo, come sempre, sì, sono... È vero, mi rendo perfettamente conto. A chi non piace questo mio modo di fare, veramente con tutto il cuore, potete andarvene. Ecco, perfetto. Allora, in questo momento siete sintonizzati con noi per quanto riguarda la navigazione. Allora, vado qua, io già mi sono aperto tutte quante le pagine. Qui c'ho la Bibbia che poi leggeremo sempre, gloria a Dio, gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo. Allora, guardate, loro dicono tante cose, io qui ho aperto alcune pagine di Wikipedia, un semplice Wikipedia che tra l'altro, come già ho detto, Wikipedia io non l'apprezzo per niente, perché Wikipedia, per quanto riguarda le informazioni generali, di carattere generale, va più che bene, va benissimo. Ma quando andiamo in alcune cose un po' delicate, Wikipedia alle volte si è visto che ha messo che ha fatto lo sgambetto, perché Wikipedia in qualche modo, a quanto pare, è controllata. Ora, però, per quanto riguarda l'ABC della vita, della storia, eccetera, 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 tra cui le materie che andremo a trattare in questo video, è veramente fenomenale, ok? Quindi abbiamo qui Wikipedia, quindi non è che chissà dove dobbiamo andare o quali soldi dobbiamo andare a spendere per avvalerci di documentazioni, libri di archeologia, eccetera, eccetera, eccetera. No, no, basta andare su Wikipedia. Benissimo, io questo lo sto facendo per voi. Ok? Ok. Qui ci abbiamo, vedete, questo è Iside e questo qui... Ok, no, sì, questa è Iside e poi c'è Horus, che è, eccolo qua, questo qui è Horus, che viene normalmente raffigurato con la faccia da falco, il falco stesso, ovvero l'uomo, il corpo con la faccia, diciamo, da falco. Eccolo qua, questo è Horus, benissimo. Allora, molti atei neopagani e altri non credenti nel Cristo vivente sostengono che la storia di Gesù Cristo sarebbe stata presa in prestito da mitologie precedenti. Una su tutte è la mitologia egizia, ok? Che è la mitologia che andremo a esaminare in questo video. Per quanto riguarda le altre mitologie, ok? Potete fare la stessa cosa che abbiamo fatto qua, lo potete fare voi, basta informarsi, ok? Negli ultimi anni molte affermazioni si basano sul fatto quindi che la storia di Gesù proviene dal dio con la D minuscola egizio Horus, che sarebbe questo qua di destra, come potete vedere. Ok, allora, io qui sto registrando, sì. Benissimo. Allora, domanda, chi era Horus? Horus è una delle più antiche divinità egizie, appunto dell'antica religione egizia, spesso raffigurato appunto come questo falco qui. Era ritenuto il dio del paradiso e anche il dio della guerra. Inizialmente appariva come un dio locale, ma col tempo gli antichi egizi arrivarono a credere che il faraone regnante, fosse una manifestazione di Horus. Questo lo trovate nell'Enciclopedia Britannica sotto la voce Horus e anche altre. Ora, che dire di Gesù? Gesù, diciamo, viene raffigurato dagli scettici in modo veramente disuguale. In alcuni ambienti viene descritto come un insegnante persuasivo,
i cui seguaci cercarono in seguito poi di divinizzarlo, adottando altre figure simili a Dio, mentre in altri ambienti viene dipinto semplicemente come un mito, un qualcuno che non è neanche mai esistito, incredibile. Quindi, come dire, neanche loro, questi mondi bui e oscuri, riescono a mettersi d'accordo, gloria a Dio. Esiste un documentario che è stato girato nel 2008 che si chiama Religulos, il cui nome è una combinazione fra religione e ridicolo. È stato, diciamo, portato avanti dal commentatore Bill Maher, il quale fanno vedere come affronta un cristiano, ovviamente un cristiano impreparato, un cristiano che non sa nulla di tutte queste cose, come la maggior parte dei cristiani, e non è un peccato, gloria a Dio. Bene, allora, praticamente io adesso vi leggo quello che questo Bill Maher dice, chiede, afferma a questo cristiano, appunto, in questo commentario Religulos. E Bill Maher dice: ma la storia di Gesù non è una storia originale, è una storia, come dire, presa in prestito. Allora, il cristiano gli dice: ma come è una storia presa in prestito? Ma che stai a dire? Dice: ma come che sta a dire? Ma stai a scherzare? Sta scritto nel Libro dei Morti, nel 1280. Ecco qua, Libro dei Morti. Questo è il Libro dei Morti, basta prendere un Libro dei Morti poi e vedere. Sta scritto nel Libro dei Morti come questo Libro dei Morti descrive un dio chiamato Horus. Horus. E che Horus è il figlio di un altro dio chiamato Siride. Ora, questo sarebbe nato da una madre vergine. Vergine. In questo libro qua. Allora, fra l'altro, se tu cerchi qui la parola vergine, manca appare. Vabbè, ma di questo ne parleremo tra un po'. È nato da una madre vergine. È stato anche battezzato in un fiume da Anup, che è il Battista. E che questo qui è stato decapitato più tardi. E come Gesù, anche questo Horus è stato tentato. Ed è stato tentato mentre era da solo nel deserto. Intanto questo cristiano diventava sempre più pallido. Ah, poi non solo, guarì anche i malati, guarì i ciechi, scacciò i demoni, camminò sull'acqua. E poi ha preso Asar dalla morte, cioè lo ha risuscitato dai morti, un certo Asar. E come noi sappiamo bene tutti quanti, perché loro dicono sempre, questo mondo, questo birillo, come noi sappiamo, tutti sanno, però non dice mai chi sono sti tutti. Come noi sappiamo, questo Asar si traduce con Lazzaro. Infatti lo sappiamo tutti che Asar si traduce con Lazzaro, ma è vero? Poi vediamo. Sì, aveva anche 12 discepoli. Pensa un po'. Questo sempre più pallido. Sì. E infine, dulcis in fundus, questo Horus è stato crocifisso. E, come se non bastasse, dopo 3 giorni, 2 donne annunciarono che Horus era il salvatore del mondo ed era risorto. Ma guarda un po'. E che fa Erbirillo de turno? Ripete la stessa cantilena. Insomma, e tutti quanti cristiani, no? Molti rimangono sconcertati, sempre saldi e fermi nella propria fede, perché la nostra fede è incrollabile per la grazia di Dio, ma rimangono lì, ma come gli rispondiamo a questi? E come gli rispondiamo a questi? Che sono la manica dei buciardi. Siete una manica dei buciardi. Siete dei buciardi, te lo dico in faccia.
tu, ufologo, massone, gnostico, perché siete gnostici, siete una manica di buciardi. Buciardi, siete pieni di odio. Ok. E ve chiudo pure i commenti, perché non meritate scrivere e non ve faccio scrivere niente. Fatemi dei video, però quando mi fate i video, se me li fate, mettetecelo il mio nome, eh. Non abbiate paura, io mica vado a denunciare la gente, a me potete fare quello che volete. A me non mi dà fastidio quando mi fate i video, mi dà fastidio quando non ci mettete il nome. Pensa un po', io so tutto al contrario. Potete farmi dire quello che volete. Bene, buciardi. Siete dei buciardi, siete pieni di odio, raccontate le frottole, quindi non rispettate le persone che vi ascoltano, che vi seguono. Allora, questo Mecher ha solo ripetuto le cose che oggi sono assimilate da molte persone, tra cui tutti voi che seguite questi quattro birillini, gnostici, massoni. Il fondamento della massoneria è lo gnosticismo. Se vuoi capire la massoneria, devi capire la gnosi, fino a un certo punto. Poi, dopo, che cosa succede? Succede che, utilizzando proprio la gnosi, il massone arriva a un punto, se segue a crescere di grado, che non tutti crescono di grado, la maggior parte restano nel terzo grado, ma quelli che crescono di grado vengono inseriti in quello che è in quella che è la vera essenza della massoneria, che è il luciferismo. Il luciferismo è l'adorazione non di Lucifero, perché Lucifero non esiste, ma di Satana. Si chiamava Lucifero, non si chiama più così. Il massone è una persona che sta andando all'inferno, sta andando in perdizione. Anche quei massoni che stanno in buona fede e che si comportano bene davanti alla società sono comunque delle persone che stanno andando all'inferno in perdizione, perché non è che tutti i massoni sono criminali, no, ci sono tanti massoni che non sono criminali, però appartengono a una setta satanica e stanno andando all'inferno, e se non lasciano la massoneria, se non la lasciate, non vedrete mai la vita eterna. Dovete lasciarla e dovete anche denunciare tutte le cose che si fanno in segreto, in occulto, perché anche i cosiddetti, tra virgolette, massoni bravi comunque fanno, spiritualmente parlando, dei culti che sono culti di esoterismo. Il massone per default, potremmo dire, per usare un termine informatico, per default è anticristiano. Facendo un riferimento sempre ai libri della massoneria pubblicati, queste sono cose pubblicate, ok? Il massone è vero che non può essere ateo, questo è vero, e che deve per forza credere in un Dio qualsiasi esso sia, ma il massone ha il comandamento da parte della setta, della loggia, di non parlare mai della Trinità. Il massone non può parlare della Trinità, almeno dentro la loggia. Sono antitrinitari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, siccome è la massoneria che si trova dietro, diciamo, a questi mondi che attualmente, appunto, qui in Italia si stanno avvalendo del birillo di turno, altri dicono: ma ce ne sono altri, gli altri non mi interessano, io voglio solo il birillo, solo lui, a me interessa solo lui. Dice: ma perché non lo nomini? Perché domani cambierà il birillo e ne metteranno un altro e il video rimane. Invece deve rimanere il concetto, nel titolo ci metto il nome. E quando cambierà, perché passerà anche sto birillo, e ne verrà un altro, cambierò il nome del titolo. Metterò quell'altro. Capito perché? Tutto c'ha un senso. Bene, cari amici, insomma, vi siamo mancati. Birillini, vi siamo mancati. Stiamo solo iniziando, comunque, adesso arriva lo strike. Giustamente, a bullying, noi diciamo bullying a Roma, perdonate il nostro italiano, noi non siamo degli intellettuali come voi, degli eruditi. Tra un po', come dire,
ci sono i brilli apparecchiati e noi con la palla faremo strike. Allora, Maher quindi ha ripetuto le cose che oggi sono assimilate da molte persone. Dichiarazioni simili sono state fatte anche in un film chiamato Zeitgeist, non so come si pronuncia. Quindi abbiamo Zeitgeist, abbiamo Religulus e poi abbiamo anche libri pseudo-accademici, perché voi sapete, no, che questi scrivono. È tipo il Codice da Vinci, no? È un libro che racconterebbe la storia di Gesù e alcuni lo fanno passare per un libro accademico, ma quello non è un libro accademico, quello è una favola. E così ci sono tanti scrittori che scrivono favole e pretendono far passare queste favole, questi libri pseudo-accademici, pseudo-scientifici, come libri scientifici, eccetera, eccetera, eccetera. Esiste un libro chiamato Cristo in Egitto, che è un libro pseudo-accademico, scritto da uno che non c'ha né arte e né parte. Ora, si chiama The Connections of Jesus Horus, e poi ce n'è un altro che si chiama The Pagan Origins of the Myth of Christ. Spesso i cristiani, giustamente, non conoscendo queste cose, non sanno come rispondere. Ebbene, dopo questo video saprete come rispondere, non tanto perché dovete ripetere tanto a pappagallo quello che noi vi diciamo, ma vi mostreremo noi stessi come fare, dove andare, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, altri cristiani addirittura si lasciano trasportare da questi argomenti. Ci fu un cristiano, che ovviamente non faccio il nome, che mi scrisse alla nostra mail personale, e mi disse, era quasi quasi un po' arrabbiato col sottoscritto, mi disse: io ho visto un po' diversi che hanno cercato di rispondere, ma poi ho visto i video che tu hai fatto e sinceramente mi hai, non mi ricordo bene le parole che ha detto, insomma alla fine questo qui ha detto, ha confessato che si era lasciato trasportare da questi ingannatori e poi ha detto: ma io sono un cristiano vero, sono anche stato battezzato nello Spirito Santo. Tu sei una capra gnostica massone, tu non sei un fratello, tu non sei un fratello. Puoi essere nato di nuovo quanto ti pare, se è vero, anche se lo è, nessun problema, battezzato di Spirito Santo, hai dato le spalle a Cristo. E non aggiungo altro. E mi scrivete pure e mi fate perdere pure tempo a leggere quello che mi scrivete. Quindi la diatriba di Maher offre un buon riassunto di queste affermazioni, appunto, che questo Horus, insomma, è stato tentato nel deserto, è stato crocifisso, è risorto il terzo giorno, è morto, è risorto, eccetera, eccetera, eccetera. C'aveva 12 apostoli, eccetera, eccetera, eccetera. Questo Horus, benissimo. Ora, veniamo al libro dei morti. Perché loro citano il libro dei morti? Perché dice il libro dei morti tutte queste cose. E qui abbiamo il libro dei morti. Allora, il libro dei morti, dicono gli esperti, accademici, quelli veri, ok? Che non esiste un solo libro ufficiale dei morti. I libri sono raccolte di antichi incantesimi egizi che si credeva aiutassero i defunti nel loro viaggio verso l'aldilà. Il titolo Book of the Dead deriva da un'etichetta araba che si riferisce al fatto che i libri sono per lo più trovati con le mummie. Questo lo trovate nella guida di Oxford. Non l'ha detto un birillo di turno, sta scritto nella guida di Oxford, nella sezione mitologia egizia
lettera funeraria. Ecco il riferimento. Allora, se qualcuno comincia a pensare che noi inizieremo a dire bugie, come fanno quelli che vi odiano, noi vi diamo i riferimenti. Così andate a controllare. Quello che loro non vi daranno sono i riferimenti. Quindi, alcuni di questi testi contengono vignette che rappresentano un dio Horus, ma non ci dicono molto di più. Questo qui è stato scritto in almeno mille anni, se non di più, o no? Questo libro dei morti, sì. Le nostre, infatti, se tu vai qua, nel libro dei morti, dice, il libro dei morti è un antico testo funerario egizio, utilizzato stabilmente dall'inizio del nuovo regno, 1550 a.C. fino alla metà del primo secolo, quindi abbiamo 1400 circa anni. Il titolo originale del testo, traslitterato, Ru Nu Peret M. Heru, traducibile come libro per uscire al giorno. Altra possibile traduzione è libro per emergere nella luce. Libro è il termine che più si avvicina a indicare l'intera raccolta dei testi. L'intera raccolta dei testi. Lo dice anche un semplice un spazio della rete chiamato Wikipedia, appunto, che è una raccolta. Eccolo qua, raccolta. Ok? Riuscite a leggere? Sto registrando, non sto a parlare da solo e questo è positivo. Benissimo. Anche perché, come so, 20:34. Ok. Così faccio il video e poi vediamo anche di andare a mangiare. Come vedete, io sono molto informale quando parlo con queste persone. C'è poco da fare i seri. Quando parlo delle cose di Dio mi metto a fare il serio. Quando parlo di voi, tra un po' vi racconto pure una barzelletta, perché è quello che vi meritate. Una bella barzelletta, alla Brignano. Facciamo, eh? Che dite? Allora, le nostre informazioni su Horus provengono da una varietà di fonti archeologiche, tra cui appunto raccolte di testi, foto che si trovavano, come abbiamo visto, dentro gli stessi sarcofagi. Allora, quello che sappiamo dagli studi più recenti sull'argomento è che ci sono state molte varianti di quella storia. Quindi non è una storia lineare, quindi è una storia che è variata, quindi uno lavò cruda, uno lavò cotta. Ok, quindi ci sono delle contraddizioni tra di loro. Quindi se ci sono tante ipotesi, qual è quella vera e quella giusta? Perché quando si parla della parola di Dio, tutto è falso. No, perché ne hanno parlato anche quelli, c'è un altro così che dice la stessa cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Quando parliamo degli altri testi, allora dicono sempre il vero, anche se ci sono le contraddizioni, non c'è nessun problema. Quello che è scritto in quella lingua lì, arcaica, che praticamente non si è conosciuta più, non so se conoscete la storia di Rosetta, che è stata la pietra, la stele, che ci ha aiutato, perché era scritta in tre lingue, poi a capire i geroglifici egizi, ok? Tutto quello che troviamo scritto lì è tradotto in modo veramente corretto, ma quello che troviamo scritto nella parola di Dio, in greco, che è una lingua che la sua conoscenza non è mai cessata, nel senso che è una lingua morta perché non si parla più, ma si è sempre conosciuto il significato sia dell'ebraico antico sia dell'aramaico, benedetto il nome del Signore, non si è mai persa questa conoscenza, eppure si mette in dubbio tutto. Tutti i vocabolari dicono una cosa, tipo Olam significa eterno, no? C'è uno o due vocabolari che dicono di no, tutti quei mille che dicono di sì non valgono niente, quei due dicono di no, andando contro lo stesso testo. Un esempio su tutti,
l'ermeneutica vuole che il contesto ti dà appunto il senso del testo. Quando il salmista dice che il tuo nome sarà eterno e non olamme e non passerà mai, durerà per sempre nei secoli dei secoli, fin tanto ci sarà il sole. E poi mi vengono a dire che quello non è eterno e che Yahweh non c'è più, che è morto. Pensate poi che dicono. Eccetera, eccetera, eccetera. Kavod e tutte queste stupidaggini, queste sciocchezze. Quindi, quindi per loro, per voi, tutto quello che qui c'è scritto nei geroglifici è tutto tradotto bene, tutto perfetto, no? Voi dite no, perché quanti cristiani conoscono l'ebraico antico? Perché quanti gnostici, ufologi e massoni conoscono l'ebraico biblico per vedere se quello che il vostro massone di riferimento vi dice? Ma quello ha scritto 13 libri, bisogna vedere intanto se come l'ha scritti sti 13 libri, perché secondo me non è che lui l'ha tradotti e l'ha pubblicati, secondo me lui ha fatto parte di coloro che traducevano i libri e poi c'era il maestro che controllava se il lavoro fatto dal birillo era fatto bene. Ed è ben diversa questa cosa qua, secondo me. Non è chiara sta cosa. E poi il fatto che la Paolini, il Vaticano non si sia pronunciato, è molto grave questa cosa qua. Benissimo. Quindi ci sono molte varianti della storia, ma non fa niente, tutto tradotto bene. E poi non è vero che noi cristiani non conosciamo le lingue originali. Noi cristiani abbiamo centinaia di scuole e di facoltà dove vengono formati migliaia di uomini e di donne alla conoscenza delle lingue veterotestamentarie, che sono sostanzialmente, è una, ma c'è pure l'aramaico, in piccolissima parte. Benedetto il santo nome del Signore. Quindi che siamo pieni di testi originali e di vocabolari, noi vi abbiamo fatto, vi abbiamo mostrato i video. Torniamo a noi. Quindi ci sono state molte varianti della storia, ognuna delle quali è stata resa popolare in tempi, luoghi diversi, nel corso di 5.000 anni. Ma tutto quello che loro dicono è oro colato, ovviamente. Gli egittologi riconoscono la possibilità che queste differenze possano essere considerate come aspetti o sfaccettature della stessa persona divina Horus, ma che comunque vengono usate per descrivere altre divinità pur facendo riferimento a Horus. Questo lo trovi un po' dappertutto, in particolare puoi vedere la guida di Oxford alla mitologia egizia Horus. Quindi quando si va a parlare di Horus, alle volte si fa riferimento a Horus, ma tantissime altre volte in questi 5.000 anni di storia, pur usando il nome Horus, si fa riferimento ad altri dì. È un po' come la storia del Cesare, perché la storia si ripete. Noi abbiamo avuto Giulio Cesare veniva chiamato Cesare, ma anche gli altri imperatori venivano chiamati Cesare, ma non erano Cesare. O va siete dimenticata la storia? A storia, come diciamo a Roma. Parte del problema con la frase Gesù è Horus è che per trovare elementi che si adattano parzialmente alla storia della vita di Gesù, i difensori di questo punto di vista devono prendere pezzi a destra, pezzi a sinistra, di miti di diverse epoche della storia di Egitto e formare il puzzle. Anche qui però c'è un però. Questo è possibile oggi perché l'archeologia moderna ci ha dato una vasta conoscenza delle credenze religiose dell'antico Egitto e di come è stata modificata nel tempo
Quindi è possibile citare una parte del dettaglio di una versione, un'altra parte di un'altra versione, aggiungere una parte qui, togliere una parte là di questo o quel dettaglio di quell'altra o di questa versione. Nella lunga storia egizia, che come già detto dura ben 5.000 anni. Pensate che ai tempi di Cleopatra già la storia antica di Egitto era andata persa e nessuno ne sapeva un bel nulla. Quello che sappiamo oggi, 2000 anni fa, non lo sapevano. Perché stiamo parlando di un impero che 2000 anni fa aveva 3.000 anni. I primi cristiani, anche se avessero voluto fondare i Vangeli, come dicono questi, ok, su diversi miti di Horus, che Gesù sarebbe Horus, comunque non avrebbero mai potuto farlo, perché non avevano la possibilità di farlo, in quanto gli mancava la conoscenza che abbiamo oggi, perché erano passati 3.000 anni e tutto era sepolto sotto terra, sotto le piramidi e altrove. Quindi non potevano sapere cosa si pensava di Horus nell'antico Egitto, che come già detto 2.000 anni fa aveva già 3.000 anni, non potevano saperlo quello che pensavano di Horus e non avrebbero mai avuto accesso alle infinite varianti delle storie che furono sepolte nella sabbia fino a quando gli archeologi odierni, quando nasce l'archeologia, domanda con Napoleon Bonaparte, un altro massone. Te lo raccomando. Quindi nell'Ottocento gli archeologi, nel secolo 800 appunto, iniziano a scavare e da lì si inizia a conoscere, inizia ad arrivare luce su questi argomenti. Ora, un'altra parte del problema è che i parallelismi fra Gesù e Horus contengono mezze verità. Anzi, anche utilizzare il termine mezzo è un abuso. Qualche verità, qualche cosa, ma c'è un minestrone. E adesso vedremo, perché eccolo qua, abbiamo anche le paginette aperte, poi voi, questa è Iside, vedete. Voi ve le potete vedere, anche altre. Questa è Metternich, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è molto importante, questa vi consiglio di leggerla tutta. Ok? Benissimo, torniamo al Libro dei Morti che ci piace tanto, anche che stiamo a parlare chi i morti, vabbè. Allora, mi sento felice di essere tornato da voi. Grazie fratello per questa domanda. Quindi, queste mezze verità. Allora, falsa affermazione numero uno. Loro dicono, questi birilli, Birillo, viene Birillo, massone, fa la conferenza e comincia: Horus è il figlio del dio Osiride, ok, fino a qua è vero, ed è nato da una madre vergine, così come Gesù. Ah, quindi c'era Sette, c'era Osiride, c'era Isis e c'era Horus. Adesso ci interessano queste quattro persone. Allora, Horus sta qua, questo è Horus, questa è Iside e questo è Osiride. Osiride è il marito di Iside, i due si sono sposati, ok? Fanno Erfio Dio, ovviamente sono tutti Dio, e fanno Horus. Da qui si ricava la cosiddetta Trinità Egizia, è da qui che fanno, diciamo, leva. Ma ce n'erano, questi sono i dii principali, se proprio vogliamo parlare di Trinità Egizia, perché Trinità Egizia c'è, non c'è, perché non è che c'erano solo questi tre, troppi altri ce n'erano. E poi c'era Sette, poi vedremo un po' chi è sto Sette. Quindi a noi adesso ci interessano queste quattro figure, ok? Osiride, Iside, Horus, Sette. Benissimo. Quindi, dite voi, Horus, figlio di Osiride, nato da una madre vergine che sarebbe Iside. Ok, nell'antico Egitto si credeva
che la madre di Horus fosse Iside. Dove sta Iside? Iside, dove sei? Eccola qua, questa è Iside, vedete? Iside, eccola qua, Iside, Asette, divinità egizia appartenente alla religione dell'antico egizio, Egitto, dea della maternità, della fertilità, della magia, originaria, eccetera, eccetera, eccetera. Nell'antico Egitto si credeva che la madre di Horus fosse Iside, suo marito il dio Osiride, il quale morì per mano di suo nemico Set, come già detto. Set sarebbe il dio del deserto, il quale lo smembrò. Ok, quindi Iside riuscì a recuperare tutte le parti smembrate del corpo di Iside, tranne che la sua parte intima, l'organo riproduttore per intenderci, il quale, questo organo riproduttore, fu gettato nel Nilo e fu mangiato dal pesce gatto. Iside usò i propri poteri per far risorgere temporaneamente Osiride, però era rimasto senza il suo organo riproduttore. Che fa Iside? Lo riproduce, e la sua parte genitale, che ricordiamo era stata mangiata dal pesce gatto, lo riproduce in un pene d'oro. Dopodiché, solo allora, rimase incinta da Horus e fu concepito. Quindi Iside non era vergine. Allora, vediamo. Alla fine Iside ridà vita e respiro al corpo di Osiride e ha un rapporto sessuale con lui, in cui concepisce il figlio Horus. Quindi, come vedete, quando loro dicono che Iside era vergine e partorì Horus, come Maria era vergine e partorì Horus, è una baggianata. Ok? Benissimo. Eccolo qua, c'è proprio scritto: alla fine Iside ridà vita e respiro al corpo di Osiride e ha un rapporto sessuale con lui, in cui concepisce loro figlio Horus, ha un rapporto sessuale e partorisce Horus. Loro che cosa vi dicono? Vi dicono che Iside, quando fanno le conferenze, i birillini, era vergine, e così come Maria vergine partorì Gesù, Iside vergine partorì Horus. Ecco, quando basta andare in una mera enciclopedia, quale appunto Wikipedia, alla voce Iside, e ti cita anche, come dire, dove le trovi scritte queste cose. Ok, quindi affermazione numero 1, bannata. Falsa. Affermazione 2. Allora, fu battezzato in un fiume da Anup, il Battista, il quale fu poi decapitato più tardi. Ok? Quindi loro dicono che c'era un certo Anap o Anup o Anupe, appunto, che sarebbe il Battista, e che avrebbe battezzato questo Horus, e che poi questo Anup, che sarebbe il Battista, sarebbe stato decapitato più tardi. Ora, se noi iniziamo a investigare, possiamo vedere che non c'è nessun personaggio di nome Anup o Anup, il Battista, nell'antica mitologia egizia. Non esiste, non c'è. Non c'è. Non c'è. Io metto Anup e non c'è. Metto Anup, non c'è. Metto Anup, non c'è. Vedi, fatto CTRL F, Anup, non c'è. Niente. Ah, questa mi manca. Anup, non c'è.
non esiste, non c'è. Potete leggere tutto. Qui avete l'indirizzo sulla barra. Non c'è. Anup non esiste nella mitologia egizia. Questa è una miscela promulgata da un poeta inglese del XIX secolo, ok, più un egittologo dilettante di nome Gerald Massey. Massey è stato l'autore di numerosi libri sul tema egittologia. Tuttavia, gli egittologi professionisti hanno in gran parte ignorato il loro lavoro. In effetti, la sua scrittura rimane così poco appariscente nei circoli archeologici che è difficile trovare riferimenti a lui in pubblicazioni moderne di buona reputazione. È come se te vai a leggere i libri di Berillo pensando di leggere libri di testo scientifico. No, quella non è manco fantascienza, quelli sono plagio al raziocinio. Nel libro Cristo in Egitto, la connessione di Horus, Gesù, e gli origini pagani del mito di Cristo, Stella Casa Editrice 2009, l'autore D.M. Murdoch, in gran parte basato su Gerald Massey, identifica Anup il Battista come il dio egizio Anubis. Murdoch continuò imperterrito cercando di illustrare dei paralleli tra Anubi e Giovanni il Battista, un po' quello che fa il Birillo di turno. Scusate che ho bevuto. Allora, ci sono alcune prove in pitture tombali egizie e sculture per sostenere l'idea che un battesimo rito aveva luogo durante l'incoronazione dei faraoni, di tutti i faraoni, tutti. E siccome i faraoni erano visti come Horus, ma sempre raffigurando come se fosse portato a compimento dagli dei comunque. Era portato a compimento da dei, non da un uomo comune corrente come è stato Giovanni il Battista. Quindi non c'è nessuna raffigurazione. Ciò indica che potrebbe essere stato inteso come un evento spirituale che probabilmente non si è mai verificato comunque nella realtà. Tra l'altro c'è anche questo. Vedi Alan Gardiner, il battesimo del faraone in The Egyptian Archeologi, giornale volume 36. Ecco qui altri riferimenti. Ciò accadde solo ai re, semmai accadde loro, semmai. E si è cercato invano senza trovare rappresentazioni grafiche di Horus che viene battezzato da questo ipotetico Anubi. Alleluia. Che il dio Anubi sarebbe appunto Anup. No, assolutamente. Anubi è una cosa e Anup è un'altra cosa e vogliono mischiare le carte, appunto dicendo, come già detto, questo egittologo molto dilettante di nome Gerald Massey, ok, dice, tira fuori questo Anup che sarebbe il Battista dell'antica mitologia, ma non esiste alcun Anup. Bene. Mentre invece il dio Anubi, se mai avesse battezzato Horus, se mai lo avesse fatto, come già detto, si è cercato invano senza trovare rappresentazioni grafiche di Horus che viene battezzato da il dio Anubi, che potete fare le vostre ricerche, come appunto vi stiamo mostrando, sul dio Anubi. Bene. E quindi anche la seconda falsa affermazione è bannata.
Affermazione numero 3. Loro dicono: allo stesso modo Gesù, anche Horus fu tentato da solo nel deserto. La guida del documentario Zeitgeist traccia i pseudo lineamenti per quanto riguarda la base di questa affermazione, cioè che Horus appunto sarebbe stato battezzato, tentato da solo nel deserto. Quindi questo documentario Zeitgeist si inventa spiegando come fa Satana con Gesù, che Sette cerca di uccidere Horus, e questo è vero. Sette cercherà di uccidere Horus ed è vero. La verità è tutt'altra, cioè vero è che Sette è il dio del deserto, ma quest'ultima ebbe a combattere con Horus nel deserto, mentre invece il Signore Gesù non ha combattuto con Satana nel deserto, ma è stato tentato da Satana nel deserto, e solo alla fine dei 40 giorni. Ma non è tutto. Avere una battaglia con il dio del deserto non è la stessa cosa che essere tentati da soli nel deserto. Inoltre, secondo il racconto evangelico, Satana non ha mai cercato di uccidere Gesù nel deserto. Al contrario, Satana ha cercato di allearselo e gli ha offerto tutti quanti i regni della terra. Mentre invece Sette non ha fatto questo con Horus, quindi non c'entra proprio un bel niente. La relazione fra Horus e Sette nell'antica religione egizia, inoltre, era molto diversa dalla relazione fra Gesù e Satana. Perché? Perché Sette e Horus erano spesso in conflitto l'uno con l'altro, ma si credeva che la loro riconciliazione fosse ciò che consentiva ai faraoni di essere i governanti di un paese unificato. Riconciliazione che tra Satana e Gesù non c'è mai stata. Quindi non c'è nessuna affinità tra Gesù e Horus. Si credeva che Faraone, come già detto, era un Horus riconciliato con un Sette. Questo lo trovate scritto nella guida di Oxford della mitologia egizia Sette. Potete anche fare le vostre ricerche e leggervi tutto sto papier de roba. Ok? Che mo se ci mettiamo a leggere tutto, sto video finisce tra 4 giorni. Nella Bibbia, in netto contrasto, come già detto, non c'è mai stata nessuna riconciliazione fra Gesù e Satana. Cosa che nella mitologia egizia tra Horus e Sette invece era normale. Quindi, terza affermazione, bannata. Falsa affermazione numero 4. Guarì i malati, i ciechi, scacciò i demoni e camminò nelle acque. La stele di Metternich, che sarebbe questa, stele di Metternich, eccola qua, guardate qua, guarda che roba, yeah. Eccola qua. Ok. Stele di Metternich, una stele magico-medica che fa parte della collezione egizia del Metropolitan Museum of Art di New York, risale al 30esima dinastia egizia, ok, 380-342. La stele di Metternich è un monumento appunto del IV secolo a.C. Questa ci racconta una storia in cui Horus è avvelenato da Sette. Quindi Horus, il figlio di Iside e di Osiride, viene avvelenato da Sette. Sto Sette, insomma, è un dio sanguinario. Ma viene riportato in vita dal dio Thoth, su richiesta di sua madre. Ecco, come vedete, non è proprio uguale alla storia di Gesù, ma di questo ne parleremo dopo. Quindi la madre richiede al dio Thoth di riportare in vita il suo figlio Horus, che sarebbe Iside, la madre di Horus. Gli antichi egizi usavano l'incantesimo descritto in questo monumento di Metternich, usavano appunto questi incantesimi qui descritti, ok?
per guarire le persone. Si credeva che lo spirito di Horus abitasse gli ammalati e che essi avrebbero guarito allo stesso modo. Questa dimora spirituale è molto distante dal ministero di guarigione del Cristo vero. Horus non ha viaggiato attraverso la campagna mettendo le mani sui malati per guarirli e tante tante altre cose. Quindi praticamente loro vi dicono che Horus guarì i malati, i ciechi, scacciò i demoni, camminò sull'acqua. Perché? Perché loro fanno riferimento a questa qui, Metternich, ma questa qui non dice altro che quello che vi abbiamo appena detto. Erano gli egizi che si rifacevano agli incantesimi qui descritti per poi andare a utilizzare questi incantesimi sui malati, perché pensavano che agiva lo spirito di Horus. È tutto, cioè, vedete come vi mentono, come vi prendono in giro. Leggetele queste cose. Oppure andate a trovare la storia di Horus e leggetela la storia di Horus. Certo, se andate a leggere i libri del Birillo di turno. Quindi, affermazione numero 4, bannata. Quante bucce dite. Bucia numero 5. Allora, risuscitò Asar dai morti, e Asar si traduce con Lazzaro, sai? Come dite voi, perché tutti lo sanno. Io non lo sapevo. Sa. Sta registrando. Non sto parlando da solo. E questa è una buona cosa. Non per voi. Quindi risuscitò Asar, che si traduce con Lazzaro dei morti. Allora, il nome di Osiride è una traslitterazione greca del nome egizio Asar. Come ho detto prima, Osiride è il padre di Horus e, secondo il mito, fu ucciso da Sette, poi brevemente riportato in vita da Iside per concepire Horus. Non era Horus a sollevare Asar dai morti. Sua madre ha risuscitato Osiride dalla morte, non Asar, la madre ha risuscitato Osiride dai morti. Tutte queste cose basta trovarle facendo una mera ricerca dai testi. Osiride, Iside dai morti, vediamo se lo trovo o sto... L'ho letto, però adesso non vorrei stare come prima un'ora a cercarlo. Mi sa che sta qua. Allora, intanto questa la leviamo, che ci fa perdere solo tempo. Ecco qua. Iside era la madre di Horus, assieme a suo padre Osiride. Come già detto, Osiride e Iside erano i genitori di Horus e governava il mondo dei vivi. Osiride, ecco qui, come abbiamo detto, fu ucciso da Sette, geloso del suo potere. Quando Iside e Nefti, vedi pure Iside e Nefti, lo scoprirono, lo riportarono in vita Osiride. Iside riportò in vita Osiride, no Horus. Loro che cosa dicono? Risuscitò Asar,
cioè che avrebbero, no scusate, ok sì, Iside riportò in vita, quindi lo ripeto che mi sono un po' confuso, il nome di Osiride è una traslitterazione greca del nome egiziano Asar, quindi intanto Asar non significa Lazzaro, punto numero uno, come vi dicono loro. Quindi, come già detto, Osiride è il padre di Horus e secondo il mito fu ucciso da Sette e poi brevemente riportato in vita da Iside, questo però già l'abbiamo visto prima, per concepire Horus. Non era Horus a sollevare Asar dai morti, sua madre ha risuscitato, esatto, Osiride dalla morte, non Asar, come abbiamo visto qua. Iside e Nefti lo scoprirono e lo riportarono in vita, Osiride. Quindi sua madre ha risuscitato Osiride, non Asar. Ok, tutte queste cose appunto le troviamo qui. Il nome Lazarus deriva in realtà dalla parola ebraica Eleazar, che significa Dio ha aiutato. Questo nome era comune tra gli ebrei nel tempo di Gesù. In effetti, due figure del Nuovo Testamento portano questo nome, vedi Giovanni 11, Luca 16. Quindi, affermazione numero 5, bannata. Falsa affermazione numero 6, aveva 12 discepoli. 12 discepoli, wow. Allora, ancora una volta ci troviamo di fronte a una mega menzogna le cui origini le scopriamo, diciamo, nel lavoro di Gerard Massey, appunto già citato prima, al libro Antico Egitto, La luce del mondo, sarebbe il dodicesimo libro, che mostra un murale raffigurante i dodici che raccolgono la messe, ma Horus non compare però nel murale, c'è questo problema qua. Come si fa? Nei vari miti di Horus ci sono segni di quattro figli di Horus, o sei semidei, che lo seguivano. E qualche volta ci sono stati diversi numeri di seguaci umani, questo sì, ma non hanno mai raggiunto il numero di 12. Solo Massey, nella propria immaginazione, raggiunge questo numero e lo fa facendo riferimento al Morales, che però manca Horus. Era il dio Ra. Era appunto raffigurato con le 12 costellazioni, ma non c'entra niente, è un'altra storia quella. La crocifissione di Gesù fu influenzata, quindi sesta affermazione bannata. La settima falsa affermazione, la crocifissione di Gesù fu influenzata dalla crocifissione di Horus. Quindi Horus sarebbe stato crocifisso. Ora, in molti dei libri e dei siti web che cercano di renderlo comparativo, si fa spesso notare che ci sono diverse rappresentazioni antiche di Horus che stanno a braccia aperte sotto forma di una croce. Allora, se io vado su Horus, vediamo se me lo fa vedere, Horus... Ecco qua, immagini, vediamo se, tipo questo, ecco qua, tipo questo, insomma, che sta così con le braccia aperte. Horus, braccia aperte, vediamo se me lo dà. Vabbè. No, non me lo dà. Comunque, è quello di prima. Sta tipo così. Allora, siccome Horus sta con le braccia aperte, allora loro dicono, vedi? Sta parlando della crocifissione. Ma che c'entra? Quando mai troverai sulla storia di Horus che lui è stato crocifisso? Horus.
vai su Horus, Wikipedia, ecco qua, cerca se è stato crocifisso. Manco appare la parola croce, niente. Non c'è niente. Wow, quante bugie. Questo qui, vedete, è un segno massonico. Ecco da dove vanno a prendere, vedi, l'occhio di Horus, la massoneria, perché fa sti segni? Li prende da qua, da qui, dall'antico Egitto, dall'antica Babilonia. Roba, appunto, strettamente vincolata con il satanismo. Sono culti satanici. Quindi la massoneria è strettamente vincolata con il mondo occulto e voi dite che sono brave persone. Chi fa occultismo è una brava persona. Si è proprio rigirato il mondo. Quindi, nei vari miti, quindi davanti diciamo a questa affermazione che Horus appunto sta con le braccia aperte, e allora? Una rappresentazione di una persona in piedi con le braccia aperte, tese, non è inusuale, né è tantomeno la prova di un salvatore, poi tra l'altro, pensate, Horus Salvatore, crocifisso, sia anteriore a quella di Gesù Cristo, un Dio antico sta con le braccia tese, quindi, e allora, crediamo che questo basti e abbia dato origine alla storia della crocifissione di Gesù Cristo? Ma state bene voi, tutto a posto, sì. I peyote sempre presenti nell'insalata, nei vostri menù, vero? È già perché voi siete tutti vegetariani. Difendete tutti gli animali, vero? E non sto dicendo che vanno maltrattati, eh? Difendete tutti, nessuno tocchi gli animali. Poi gli aborti, tutti zitti. E mo tra un po' esce il video sugli aborti. Gli orfanotrofi pieni, tutti zitti. Non si fanno le adozioni bloccate, i bambini crescono soli, tutti zitti. Nessuno parli degli aborti. C'è un genocidio in corso, tutti zitti. Sì, ammazzateli tutti. Poi gli animali, ah, che fai? Uccidi gli animali? Falsi ipocriti. Se non vi ravvedete, l'inferno vi aspetta. Abbiamo molte prove. Molte provenienti da molteplici fonti extrabibliche che i romani intorno al tempo di Cristo praticavano la crocifissione come una forma di pena capitale. Di prove ce ne sono a migliaia, potremmo dire. Quindi non c'era nessuna influenza di questo mito di Horus. Infatti non abbiamo nei resoconti dei veri testimoni, non abbiamo prove che gli antichi egizi usassero questo tipo di punizione. Non c'è neanche una prova. Mentre invece ai tempi del Signore Gesù, coi romani, allora appare questa cosa qua. Ma non nell'antico Egitto, neanche esisteva. Wow! Quindi falsa affermazione numero 7, bannata pure questa. Affermazione numero 8. Tre giorni dopo due donne annunciarono che Horus, il salvatore dell'umanità, era risorto. Come già detto, dalla morte di Horus, quando era solo un bambino, tra l'altro, Horus muore quando era solo un bambino. Solo un bambino. Allora. Vabbè, no, non mi metto a cercarlo, sto video sta a durare troppo.
Allora, Eros è il quale è stato risuscitato, viene descritta nella stele di Metrich. Allora. Allora. Eccolo qua, trovato. Stella di Metrich. A questo punto, sulla stele, inizia il vero incantesimo. Sette fece avvelenare il bambino Horus, il bambino, da uno scorpione spesso associato col serpente demone Apopi. Iside fu incredibilmente addolorata dalla morte del figlio, chiese aiuto a Ra. Egli inviò Thoth, il quale riportò in vita il figlio. Quindi era un bambino, e a partire da questo momento Ra diventa un difensore di Horus, come avrebbe fatto il padre Osiride se fosse stato in vita. Ok? Quindi era un bambino, non era grande, quindi già c'è una grande differenza. Quindi, come già detto, la storia della morte di Horus avvenne quando solo era un bambino, il quale è stato risuscitato, viene descritta nella stele di Metrich, lo abbiamo appena letto, che ovviamente non somiglia in alcun modo alla morte sacrificale del Signore Gesù Cristo, il quale non morì da bambino. Ne tornò in vita perché la sua mamma addolorata era con un dio con la testa di un animale e che praticava la magia. La mitologia che circonda Horus è strettamente legata ai faraoni perché si credeva che essi fossero Horus in vita e Osiride nella morte, come già abbiamo letto prima. Con la successione dei faraoni nel corso dei secoli arrivarono nuove varianti sul mito. Quindi c'è un minestrone che bisogna andare a pescare nell'arco dei millenni. A volte si credeva che Horus fosse un dio del paradiso, altre volte si credeva che fosse il dio della guerra, altre volte invece entrambi. Ma non fu mai descritto come salvatore dell'umanità. Era Ra ad essere circondato da 12 costellazioni, che comunque non erano 12 apostoli o uomini. E anche lì bisogna poi entrarci dentro. Bene. Anche facendo finta. Finito. Anche facendo finta che ci fosse stato questo parallelismo, comunque io vi voglio portare a ragionare con l'aiuto del Signore, che è la nostra ragione. Comunque, la parola di Dio sarebbe stata quella vera. Comunque, perché Alessio? Sarebbe stato un problema dimostrarlo? No, non sarebbe stato un problema. Vi spiego perché. Perché anche facendo finta, no? Che ne so, che viene la parola di Dio e vuole avrebbe voluto prendere, diciamo, spunto, no, da questa ipotetica storia, qualora fosse stata vera, ma la parola di Dio ha fatto un qualcosa che gli Egizi e tutti quanti gli altri non hanno fatto. Da migliaia e migliaia di anni, perché ricordiamo che la parola di Dio nasce scritta come Antico Testamento tra il 1250 e il 1500, dipende dalle posizioni, ha cominciato già nel 1250 avanti Cristo, se non prima, 1500, ha cominciato a profetizzare la venuta di un uomo chiamato il Messia, che sarebbe morto sulla croce, che gli avrebbero forato le mani e i piedi, che sarebbe risorto al terzo giorno, che avrebbero spartite le sue vesti, che avrebbero spartito il suo manto, che avrebbe guarito i malati, che addirittura Daniele porrà la data esatta di questa venuta. Insomma, si iniziano a fare una serie di profezie che sono centinaia, sono più di 300 profezie solo su Gesù. Quindi questa cosa qua non l'ha fatta nessuno l'ha fatta. Quindi solo questo sarebbe bastato, qualora tutte queste cose che loro dicono fossero state vere,
ad avere il primato. Ma proprio vogliamo far finta di dargli la vita. Anche facendo finta, comunque non avrebbero mai potuto mettersi a competere con la parola di Dio. Benedetto il santo nome del Signore. Che ne pensate? Tanto più, però, che tutto quello che loro vanno detto sono delle mega bugie. Vi odiano, hanno odio per voi, hanno odio per le vostre anime, vogliono mandarvi all'inferno. E leggeremo la parola di Dio in Colossesi capitolo 2, dove leggiamo: perciò che io voglio che sappiate quanto gran combattimento io ho per voi. Chi ama combatte per la verità, chi ama combatte per il prossimo, gli dice la verità. Chi ama denuncia l'apostasia, non come fanno alcuni di voi che poi mi venite a scrivere, tipo sotto il video di Sondergaard, quando denunciamo gli apostati, che noi non abbiamo amore, e poi voi, che siete nati l'altro giorno, andate a fare i battesimi, invece di farli biblicamente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, li fate nel nome di Gesù, andando contro il Signore. Attenzione, attenzione. Chi ama denuncia l'apostasia, denuncia anche quelli che stanno fuori dalla Chiesa, che attaccano la Bibbia. Chi ama fa questo, chi ama dà la faccia per i fratelli e gli dice la verità ai fratelli e al mondo. Io ho un grande combattimento per voi, non è solo parole dolci, dolciastre, chi ama anche riprende. E per quelli che sono in Laodicea e per tutti quelli che non hanno veduta la mia faccia in carne, ecco, mo adesso siccome non sto più leggendo, non mi sono preparato, adesso siamo in parola di Dio, diranno i super spirituali che allora in questo momento il fratello Alessio è guidato perché non si è preparato niente. Quindi non ti preparare niente, perché se ti prepari qualcosa non c'è la guida di Dio. Se invece non ti prepari niente, Dio ti guida. Ah, e dove sta scritto questo? Vabbè, voglio rimanere in tema. A ciò che i loro cuori siano consolati, essendo egli no congiunti in carità e in tutte le ricchezze del pieno accertamento dell'intelligenza, della conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo. Cerchi sapienza, cerchi intelligenza, cerchi conoscenza, la trovi nel mistero di Dio. Padre e di Cristo, due persone, amico, c'è una Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo, convertiti e battezza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, convertiti! Matteo 28, le scartate quelle parole, scartate le parole del Cristo, dipartitevi da questi, se sei stato battezzato nel nome di Gesù, io non ti dico di farti ribattezzare, no, io ti dico di farti battezzare, perché non sei stato battezzato, sapientini. In cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, sono nascosti e sono rivelati agli umili, a quelli che gli umili sono quelli che riconoscono che sono dei grandi peccatori e che Dio li ha salvati, li ha rigenerati e dicono: Signore, sono un peccatore, abbi pietà di me. Allora il Signore si rivela. Alleluia, il Signore si rivela. Quanti leggono: nel principio Dio creò la Bibbia? È facile, non ci vuole niente. Nel principio Dio creò, scusate, il cielo e la terra. Amen. Quindi Dio è creatore. E quanti dicono: ma dove sta scritto nella Bibbia che Dio è creatore? Vedete, la Bibbia è semplice, ma le cose semplici per gli ignoranti, i ribelli, sono nascoste. Eppure è semplice, chiunque ci potrebbe arrivare, ma loro si induriscono. Or questo dico, ciò che ognuno vi inganni, vi ingannano fuori dalla Chiesa, dentro la Chiesa con falsi battesimi, dentro la Chiesa difendendo gli apostati come Sondergaard, perché dicono che poi noi non amiamo perché li denunciamo. Tra un po' vedrete che mega denuncia stiamo per fare. Stiamo per fare una mega denuncia che voi rimarrete. Wow, se Dio vorrà. Wow, sarà
Vedrete. Già, perché noi non abbiamo amori, ci dite. E invece voi, che difendete gli apostati e mettete i veri fratelli in balia, perché sono giovani nella fede e non sanno distinguere il male dal bene, li mettete in mano loro, voi avete molto amore. Amore, amore. Diamo tutto ai poveri. Sì. Ah, non vuoi dare tutto ai poveri? Inizia intanto a pensare a convertirti, a nascere di nuovo, a portare frutto. Guarda la tua famiglia, guarda i tuoi figli. Aiuta quelli della Chiesa e aiutiamo anche quelli di fuori. Amen. Ma ogni cosa va fatta secondo le proprie possibilità. Eccetera, eccetera. Chissà se farò mai un video su queste cose. A ciò che ognuno mi inganni, molti maestri, piccolini, appena nati, si mettono a insegnare agli anziani veri. Appena nati, senza essere stati discepolati, senza essere stati sotto nessuno, perché io c'ho lo Spirito Santo, io qua, io, pastori, questo e quest'altro, via. Io. Ognuno vi inganni, molti ingannatori ci sono, per parlare a concio e persuadere, perciò che benché di carne io sia assente, pur son con voi in spirito, rallegrandomi e veggendo il vostro ordine, fermezza della fede in Cristo Gesù. Sei tu fermo nella fede in Cristo Gesù o vai dietro a questi cialtroni, fuori la Chiesa, dentro la Chiesa, che più ne ha più ne metta? Come dunque voi avete ricevuto il Signor Cristo Gesù, così camminate in esso, essendo radicati, edificati in Lui, confermati nella fede a ciò che siete stati insegnati, abbondando in essa con ringraziamento. Guardate che non vi sia alcuno che vi tragga in preda per filosofia e vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo, nel quale ancora siete stati, nel quale abita corporalmente tutta la pienezza e la deità, voi siete ripieni in Lui, che è il capo di ogni principato e podestà. Ecco qui gli extraterrestri, che non sono marzianini, ma sono angeli, ci sono gli angeli di Dio, in questo caso sono nominati gli angeli di Dio, principati, podestà, e gli angeli di Satana. Qui parla appunto di filosofia. Preda la gente e preda alla filosofia, al vano inganno, secondo la tradizione degli uomini. Vi abbiamo mostrato tutte le prove. Allora, lo chiudo. Io penso che quanto è stato detto è più che sufficiente e a questo punto posso anche chiudere, così sono le 9:36, vado a mangiare, che domani mattina alle 5 sono alla sveglia. Questo lo editerò domani. Bene, cari amici, allora, mi è piaciuto il video? Immagino quanto. Proprio penso che gli ufologini non so manco se sono arrivati alla metà, non lo so, forse qualcuno, pochi. Comunque, chi è arrivato fino alla fine sarà un eroe. Bene, video come deve essere fatto, bello, quando ce vo. Quando ce vo. Si offende. Che parole dure, tu sei un figlio di Dio, non sei un figlio di Dio, no, non sono un figlio di Dio, bravo, non ho amore, cambia canale, vattene, andatevene, non mi interessa, bravo, io non cerco seguaci, io cerco di predicare Cristo, punto, fine, ecco, quindi, caro fratello che mi ha scritto, Dio ti benedica, ti ringrazio per avermi scritto, avrei voluto risponderti subito quanto è stata importante questa mail, non l'ho potuto fare per una serie di vicissitudini, Dio ti benedica, adesso hai ricevuto la risposta, grazie a Dio. Chi invece dice che non sono stato guidato da Dio,
perché me so scritto tutto, e allora vorrà dire che so bravo io e che devo dire grazie a me? Come funziona? Se mi preparo non so guidato e se non mi preparo so guidato. Ma scusate se ricalco, è che sono tremendamente disgustato tanto della mancanza di capoccia nella Chiesa di Gesù Cristo, e io voglio cercare di sgrullare un po' almeno qualcuno. Perché è scritto che la Chiesa negli ultimi tempi si addormenta e se canta la ninna nanna, vedi Matteo 25 con le 10 vergini. Bene, questo è stato il video, grazie per averci seguito fin qui, con voi è stato sempre Alessio Evangelisti, e se il Signore vorrà speriamo presto di rivederci in un prossimo videoprogramma, in attesa che la tromba suonerà. Il rapimento della Chiesa è alle porte, è imminente. Dio vi benedica. Shalom.